Per chi dice che il Vangelo è una favoletta, faccio notare che Luca, l'evangelista, spende qualche versetto per ricostruire storicamente la situazione politica, sociale, religiosa della Palestina al tempo di Gesù. Della serie, siamo nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare, che è effettivamente esistito, mentre Ponzio Pilato era governatore della Giudea. Esistito anche questo. Erode tetrarca della Galilea. Esistito anche questo. E Filippo suo fratello, tetrarca dell'Iturea e della Traconitide. Anche questo è esistito. E Lisania, tetrarca della Bilene, che nonostante il nome originale è esistito anche lui. Sotto i sommi sacerdoti Anna e Caifa. Anche loro esistiti. E sto leggendo il Vangelo, non un libro di storia. E l'ho letto perché non si capisce per quale motivo Luca deve perdere tempo a raccontare tutte queste cose anziché parlare direttamente di Dio. Per raccontare delle vicende destinate a non essere più dimenticate. Perché Dio non è una favoletta, è storia. E qual è il fatto storico? Che a un certo punto Dio sceglie una persona per avvertire il mondo del suo imminente arrivo storico. Il problema è che sceglie un tizio un po' strambo che sta nel deserto, Giovanni, figlio del sacerdote Zaccaria, realmente esistito. Ora, perché ha scelto lui e non Caifa, o Pilato, o Erode, o Tiberio Cesare stesso, che stavano in una città e potevano acchiappare molte più persone rispetto a uno che grida nel deserto, non lo sappiamo. Però questi sono i fatti, visto che parliamo di storia. Preparate le vie del Signore! E Giovanni di questo parla, di fatti e non di idee. Ogni valle sarà colmata! E che fatti? Le montagne saranno abbassate! Che parafrasato significa che i nostri vuoti vengono riempiti e i nostri ostacoli vengono abbattuti. E allora perché molti sti fatti non li vedono? Il Signore dice! Giovanni lo spiega, eh? Le mie vie non sono le vostre vie! Perché per vedere questi fatti bisogna camminare dritti sulla sua strada, non sulla nostra. Le vie tortuose diventeranno diritte! Perché Dio quelle buche sistema, non altre. E i cammini scabrosi saranno spianati! E noi invece lo rimproveriamo perché non ci esaudisce. Addirittura si è dimenticato di noi. E ti credo, su che strada stai? Non lo so! In altre parole, Dio non è entrato solo nella storia dell'umanità, ma anche nella tua storia personale. E non è detto che lui ti trovi lì, perché magari la tua storia non ti è piaciuta e te ne sei voluto scappare percorrendo altri sentieri. Ma è proprio questa la vera favoletta che ti racconti. Illuderti che puoi evitare la tua storia fatta di burroni e montagne, quando Dio ti aspetta proprio lì per spianarti la strada, perché quella è l'unica storia vera che conosci. Ogni uomo sarà liberato dalla schiavitù!